in crisi una situazione lavorativa stabile e di scoprire che non hai costruito una rete di relazioni sufficiente, come dire, molto molto articolata. Quindi hai delle persone, delle conoscenze, e quindi trovi proprio spiazzato completamente. Questo è un posto per rientrare nel mondo, capire come funziona, capire, conoscere le persone, vedere le loro difficoltà, vedere le soluzioni, prendere energia. Stanno andando in crisi uno dietro l'altro i modelli tradizionali di destinazione di questi spazi industriali, che tradizionalmente erano legati o a qualche investimento pubblico o a operazioni immobiliari di tipo residenziali o di tipo commerciale, diciamo terziario. Sostanzialmente in operazioni come questa si può quasi parlare di costo marginale zero, cioè aprire 100 metri quadri in più di spazi diventa molto poco costoso, perché abbiamo aperto altre zone, ci siamo sviluppati, abbiamo sviluppato man mano che c'era richiesta di spazi, siamo arrivati ad avere una comunità che oggi si aggira attorno alle 200 persone, di persone che tutti i giorni vengono qui a lavorare in diverse forme, un centinaio in co-working, spazi aperti, e un altro centinaio di spazi dedicati in team room da 3, 4, 5, 6, 7 persone.